14. Garibaldi, parte terza. Dopo una breve battaglia, i garibaldini arrivano a Marsala. Benvenuti, fratelli. Siete francesi? Tedeschi? No, siamo italiani. Siamo venuti per liberare la Sicilia. Grazie a Dio. Anche questi uomini vogliono combattere per l'unità d'Italia. Avanti con noi, ragazzi! I garibaldini prendono la strada per Calatafimi. Arrivano a Calatafimi. Abbiamo meno uomini del nemico. Come facciamo? Forza, Bertoldo. I nostri sono più coraggiosi. All'attacco, ragazzi! Devo salvarlo. Bertoldo, hai salvato la vita del tuo generale. Gli italiani hanno bisogno di te. Dopo la battaglia. Bravi! Abbiamo vinto una grande battaglia! Ma la guerra non è ancora finita. I garibaldini partono per Palermo. Quindici giorni dopo, la città è liberata. Gli abitanti di Palermo salutano gli uomini di Garibaldi. Quella sera, grande festa. I vini siciliani sono più forti dei vini del nord. Ti piacciono le ragazze siciliane? Sì, molto. Generale, i nemici preparano un altro attacco. Addio, buoni vini, dolci ragazze. L'unità d'Italia mi chiama! Gli inglesi? Certo, anche loro sono forti. Più forti dei giocatori italiani? Più forti, meno forti. Gli inglesi sono più ordinati degli italiani. Vuole dire che gli italiani hanno meno senso di disciplina degli inglesi? Perché? Non so. Forse perché i giocatori italiani sono più individualisti dei giocatori inglesi. Non so. Dicono che gli inglesi mangiano sempre pudding. Dicono che i tedeschi mangiano soltanto patate e che gli italiani mangiano sempre pasta. Sono tutte storie. È vero, le donne del nord, le inglesi, le svedesi, le danesi, sono più fredde delle donne italiane. Deve essere la temperatura. Dicono che gli inglesi bevono sempre tè, che i tedeschi bevono soltanto birra e che gli italiani bevono sempre vino. Sono tutte storie. Inglesi, francesi, italiani, per me è lo stesso. Non ho preferenze. Sì, le francesi hanno più classe delle tedesche. Mi piacciono le francesi nelle serate eleganti e le tedesche nei pomeriggi di pioggia. Per me è lo stesso. Non ho preferenze. Dicono che gli inglesi hanno la vita lunga, dicono che i tedeschi hanno la vita corta e che gli italiani hanno la vita brevissima. Sono tutte storie. Qual è la migliore squadra del mondo? Ci sono squadre migliori di altre.
Ma una squadra migliore di tutte non esiste. È solo questione di forma. Quando una ragazza dice no, io dico, quello che non le piace oggi le piacerà domani. È sempre così.